impossibile. Signora, è un conoscente a Renzo Tramaglino. E come fu conoscente? Ah, se non mangiò conoscente? No. Che c'è la bracera? E c'è un bell'arrivo. Ma tu non sei di qua, però? No, Napoli. Basta poco? E su cassai. Dammi un ombrellone, raga. Lo fa lei? Io, sì. Stanotte lei faccio. Una contromenzione. Ma pagato? 70 euro la contromenzione. 70 euro. No. Oh, ma me prendete in televisione per piacere. No, già la faccio, guarda. Zio P, io tengo una figlia che vuol cantare. E falla cantare. A dopo. Tu barco. Quando mi posso vedere? Mo, allo specchio. Pronto? Sì. A me. Arrivederci, ciao. Che canale è? Canale Suez. Dovevo andare a Camigliatello, ma ci andiamo la settimana prossima. Siccome abbiamo avuto un impegno che abbiamo un appuntamento, ne siamo fermati. Guardate qua, che sera sera, guardate che stasera tutta nostra che natura degli nostri. Di serrate e di pallone. Ah, poi dopo la rima mia un po' posso dire. Grande De Marco. E allora io faccia più bella però. Grazie. È il grande. Piegante pie faggio. Senza cantango, senza cantare. È il grande. L'impresario, mi raccomando, che sei un artista. Te raccomando, i tappini perché verranno dal mare. Leonette alla camera. Buongiorno. Alla camera. Una fecuzza da fare. Una fecuzza da fare. Mamma mia, giusto. Che sì, l'albero era più bello. Io vado a mamma. Ti immagini 50 anni fa, 50 anni fa, crudele fa. A che stai chiamando? A che stai chiamando? Io, alla compagna. Alla compagna? Sì, sì, Maria. Vedi? Che pomodori preso con le fiche, non prendere niente. No, con le fiche, con le fico. Con le fiche. Tutto bene. Dice Marico, segnala la televisione, dice. E ti porto pure un caffè, dice. Cielo, ti porto pure un caffè da fare. Beh, caffè Cosenza, dice. Cielo, da fare. Caffè di Cinta così. Alfano. Alfano chi cinta? Alfano. No, Alfano cinta, chi cinta Alfano? Vale. Alfaro, Aro Faro. Aro Mare. Aro Iomo, Aro Iomo invece di Mare. A batteria. Otosan, Gianfranco Patessa, Otosan, perciò c'è Otosan. Protesi acustica, aspetta. Dale. Dimmi. Di qui quando ne parla? Sì. Come fa? Che fa? Che mi fa? Ma quando è te la compagna? La compagna? Aspetta. Una polacca. Ha capito che sono? Ha capito che sono? Una bella polacca. Quanto anni te? È uguale a me, 70. Ma te... Ancora da fare. Ancora sì? Ancora. Come si chiama la polacca? Come si chiama? Buon lavoro. Te. Caffè Cosenza, porta c'ha Caffè Cosenza. Alla compagna. A corto rubattente però, un nega ti pigliano un pennolicchio, no? Per la pressione. Per la pressione. Per la pressione? Dica, o pennolo tu pigli per la pressione, non per quell'altra cosa che era azzurrino. Per la pressione me ne prendo tre. Uno mattina, mezzogiorno e sera. Io ti dico, come si chiama? Come ti chiami Postoria? Come ti chiami? Come? Come vi chiamate voi? Granata Antonio. Antonio, mi raccomando. Detto Totonna Spezzano. Totò, mi raccomando quando appoggi i piedi alla trabacca. Ma capito a me? Buon lavoro. No, grazie. Dai, grazie. Ha capito da poco. Il nostro futuro, no, se mi sente mia moglie mi ammazza. Cioè. Allora, bacia cella una per fangere. Ragione. Vieni qua, andiamo a arrivare. Mannera, ci fanno una puntura, ci fa. La bella cagione. Yeah. Un mare è terminato, poi facciamo. Miricone, montagne verdi. E il coniglio da muzzo nero. Ma dove è sto coniglio? Io pezzo il treno, io montagne verdi. Il è passato vicino. E sare cada te. Buono. E amo nenna, allora, sì. Buongiorno. Ciao ragazzi, perché la sigla è qua, che è la Calabria bella, adesso gireremo ragazzi in tutta la regione. Chiamateci a organizzare, come mi fa per bene, chiamateci e organizziamo, no? E verremo. Dove? Ci vuole partire in tutta la Calabria, Sicilia, Basilicata. Che poi c'è stamattina. Porpetta. No, mangi la porpetta stamattina. Vieni qua, vieni qua, aspetta, vieni qua. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni, aspetta. Dunque, questa è estate. Che cosa ha fatto di bello? Io? Tu che ne? Vabbè. Che fa? A carta. Ho giocato a carta. Vieni qua, vieni. Well, lui è il socio, scusa, che devo dare. Pomeriggio avete venire per il torneo online che c'è una guerra ogni volta. Sì? Sì, signor, venite, bene. Chiamare le carte. Ma poi c'è un mercatino apposta, siamo venuti. Lei è sposato?
Sì. Con una polacca? No, un'italiana. Ah, un'italiana, di, un'italiana calabrese. Calabrese. No, perché mo, la maggior parte. Precisamente di Spezzano. Andiamone. Otosan. Perché quando c'è questo. Ecco. Gianfranco Patesso, Otosan, il portatelefono, porta che ne votò. No. Sì. Come si chiama Gianfranco? Patisso. È ancora timida, però a me piace perché è una ragazza educata. Ti saluto. Grazie. Ciao. Sotto si agosto, che ce ne vanno cacacette, Gianfranco. Ce ne vanno cacacette, ce ne vanno. Come è? Sentire. A mattina fa fresco. Questo è un bel paese, vero? Sì. Ti piace? Certo. Ma io non sono proprio di dove sei? Io sono nato in un villaggio, in una fattoria. Sei nato? E poi sono venuto in paese perché sono dovuto andare a scuola. Sono dovuto andare a scuola. Perché a te piace là? A scuola piace a me. Perciò poi a Cosenza non mi hanno fatto entrare alle superiori. Perché sei rimasto inferiore? All'inferiore? Alle medie. Alle medie. Però ma lavoro? No. Ecco. Faccio qualcosina così all'orto ogni tanto. Però sei sposato, no? No. Sennò come... qualche avventura ce l'ho. Qualche avventura polacca, cose. Salutiamo tutti gli amici polacchi, attenzione ragazzi, non è che per carità. Su che rete mi mandi? Quale? Quale rete mi mandi? Su parete Linder. Linder. Facciamo un gol, noi siamo in interesse a ta. Ah, Mazzola, Facchetti. Sarto e buono ci Facchetti, Bedin Guarnieri Picche, buono una poco. E Luca Carità. Buono una poco, Allora, se non se mi interrompe un'altra volta ti faccio io. Ecco. Su palo. A con aria. Allora, vorrebbe incontrare però l'anima gemella. Io? E tu chi? Sì. Come vorresti incontrare? La verità, senza fare... pure per le strade, la luna, la luna è troppo alta. Trombo massa, dammi la pasta. La pasta damo, sì. La luna è troppo alta. Senti, allora, a parte gli... Ma tu ci credi che sono stati sulla luna? Io non ci credo. Tu sei su Paolo? Ci vai su Paolo. Pasta poco e su cassata. Ma che se pasta buona, Tignanelle, ragazzi. Tignanelle, con la Pasquale Mendicino. Buona poco, però. Tu ci credi che sono andati sulla luna? Ah, aspetta, questa è una bella cosa, attenzione. Ci credo. C'è una poco, Rico! Scusa. Io non ci credo. Questa è attenzione. Lui dice. Oh, che su cassai! E decendo membro. Scusa un attimo che dobbiamo affrontare un discorso importante. Come ti chiami? Biagio. Via, scusami un po'. Lui dice, fammi una donna, domanda a me. Sulla luna. Ci sono stati secondo te? E secondo me no. Eppure secondo me. Ci sono tutta fantascienza. Diciamo, ma tu ci andresti a verità? Cacciare, cacciare. Tabaccare legno. E naso. Tu ci andresti sulla luna? A verità, se ti dicessero per esempio, va, sono 100.000 euro. E ne casi un cane, una scimmia che vai su palo. 100.000 euro non ci sono. E ci mandano le scimmie. No, no, tu ci proprio. Non, secondo te è una bufala? Sì. È una bugia. Tu sei nato quindi in una campagna. Fatto ridere e poi sono sceso qua. Ok. Via, che Dio ti guarda. Pure a te. A tutti e due. E ne avessi una poco bene in più. E ne avesse mi voluto una poco bene in più. Attenzione, questo è il messaggio. Volete per bene. Ciao, Gigi. Ciao. Allora, ha decuto che come si chiama? Donna quella polacca sta parlando. No, no. A che sei nato? Donna quella polacca. ha decuto che ero. Vieni qua, che c'è il mercato, vieni qua. Oh, allora per Francesco quest'anno abbiamo fatto poche serate, ma ci sarà una bella sorpresa. È una bella sorpresa. Perché noi salutiamo Luzzi, E diciamo a Giorgia che Giorgia è una persona seria, quindi se c'è qualcuno che dopo tu dici mentre la persona non ci dà fastidio a uno, non ci dà fastidio perché sennò proprio gli buffi in giro mus. Scherziamo. Vieni qua. Sabato, ma già l'abbiamo intervistato a sabato. L'anno scorso. Sabato come stai? Stai bene. Ti trovo meglio però. Sì. Avvicini. Tu che lavoro facevi? Spazzino. Spazzino, bravo. E ancora lo faccio, spazio. Ti ha fatto un cognac? No. Una berrigetta? No. E che ti ha fatto? Vieni. Ma andiamone. Ciao. Aspetta. Allora, buongiorno. Volevamo salutarvi, volevamo. Un mercatino, abbiamo fatto forse 40, abbiamo fatto non imballata la telecamera. E Riccignù. Buongiorno a voi. Come state?
Buon lavoro, amici. Guarda che pemmato. Ecco, accorta la cosa. Andò, siete imbattonati alla telecamera e invece di mangiare sera mattina e mezz'ora, no? Allora, guarda qua. Vado là, perfetto. Guarda che pemmato. Di dove? Di meno si pemmato ora. Per essere di Balmonte. Guarda che pemmato. Un che se non chilo, gamba. Vabbè. Bene, bene. Bene. Buongiorno. Buongiorno. Come state? Contadini sempre bene, sai. Contadini. Zappano. E stanno bene. Già c'è lo Peppi. 86 anni, io canto 10.000 troppe di pomodoro. Canto. Sì, benedetto, mattina. Benedetto. Ho fatto chiande. Sì. Un capisce male. Chiande. Ho fatto. Avvicinate una poco. Sant'Antonio Lorto, aiutami tu, Sant'Antonio. Sì, ma siamo in diretta, non ti posso fare magari dopo. Che scherzo. Yeah. 50 quintali di questi. Ho cavato con rimano io. Cioè scusate ragazzi, senti. Bagabon, lavoro in Ginevra, ma otta benedetto. Ah sì, ha ragione. Non può lavorare nessuno. Cioè, guardate ragazzi, che se l'anziani lo lavoriamo tutti, tutti. Ma là, guarda là. Là. Perché l'aglio tu perché l'aglio se lo mangiano, l'aglio sono. Se lo mangiano. I signori giovani di 45 a 65, tutti in calore. Aspetta un po', otto se ne c'è. Aspetta, cacciamo dopo. Aspetta, che sono nelle capite. Vieni canapa. Guarda là però. Sì, noto alla riccia delle i femmine di oggi, i giovani, di 45 a 65, tutti in calore. E che sono anche in cane, ma dice. No, dice perché è a caldo, capito? A caldo. Tutto il mondo è. Quindi così. Lei è sposata ancora? Sì, io ho sette pronipoti. Sette pronipoti. Di dov'è lei? Di Fiume Freddo Bruzzi. Un esempio veramente. Grazie agli amici di Fiume Freddo, vi vogliamo bene. Dopo, andiamo, ci vediamo dopo. Grazie agli amici di Fiume Freddo. Grazie al sindaco, grazie ancora una volta che ci avete chiamato per lo spettacolo. Siete sempre stati. No, non ci hanno voluto lo spettacolo, hanno chiamato agli altri. Grazie comunque. Il prossimo anno. Cangiamo spiaggia. Scusa, vi voglio bene a Fiume Freddo, però che andiamo a spiaggia cangiamo. Sì. Oh no. Ma se io dai tanti amici però. Fiume Freddo paese. Mica te ne una visuale. Lo so, Cignunato, sì. Don Ciccio Michele. Non allora, capisco. Allora ne parliamo. Allora, facciamo una prova. Sì. Lei è il socio? Sì, siamo soci. Quanti anni c'ha lei? 86 euro come. Benedico, c'è 86 anni, quando quintale ha fatto le patate? 50 quintali circa. Ancora ce ne. Oltre una di 10 o 15 di cavallo. Come ti chiami questo re? Buffone. Il nome? Francesco Buffone. Ma c'è, dicemi una cosa. Dice. Ma ci va ancora allo frascone? Ci va ancora? Ne fa su frascone, frascone c'ha i giovani. Te l'ho detto. Vabbè, facciamo, dammola, ciao. Capita c'è ieri pure. C'è ieri pure lo frascone. Ara signora, a me, ara signora, a me, ara signora ci voglio dare. Mi voglio dare una cosa, sì. Cioè, che cosa bella? Mi voglio dare un succo, ma che so qua, è gratis. Sì. Ti faccio provare, no? Soddisfazione mondiale. Calabria Food, un succo nuovo, basta poco. E su cassa. Vieni, per fagli bene, vieni, per. Allora, venga. Signora, no, signora Giuseppe, no, non può. Lei di dov'è? Del Marocco. Ah, Marocco, ma tu lo compri allora. No, scherzo, venga. Facciamo, perché c'è la gente buona, c'è. Assaggiata, ti facciamo assaggiare il nostro pomodoro. Sì. Da quanto tempo sei in Italia? 30 anni. Vabbè, quindi sei accorto, sì, accorto. Sono un calabrese. Chi ne l'ha assaggiato? I bottiglie da casa non lo faccio, lo dico in italiano. Chi ha assaggiato Calabria Food è stata una salvazione per le famiglie. No, io l'ho fatta la salsa, ho fatto un quintale e mezzo di salsa. Io dovevo far provare che saccato, dovevo far provare. Come la mia non ci so. Ha capito qual è il problema? Ha scommesso fosse a chiesa, capito? Poi c'è la dire, c'è la lignatina. Allora, tu vai, tu domanda Calabria Food, no? Sì. L'assaggi. Sì. E poi vedi se è com'è tu. Non ci sta. Se non riesci niente. Non riesci niente.
Ancora, proprio sopra l'uovo ancora. Sì? Ci siamo cantando una canzone, cantaci una canzone. No, una bella stornellata che tu raccontavi. Ah, alla... Sono fatto vecchio e sono entrato all'anni, sono fatto capitano dello suo anno. Vai. Ho finito. Ma te ne mano capa un palo. Quando fa così, la spalla mi ha rotto. Signore, lo vedo. Grazie. La vedo. Grazie. Ma come sta? In piedi. 81 anni, mica un anno. Benedico. E gli 81 li portano a poco. Io sono straniero però. Di dov'è? Di Perugia. E vive qua a Spezzano? No, a Cosenza. Ah, e da fare qui una... No, d'estate vengo qua e poi, capito. L'altro giorno, ma avete creduto, ero rimasto senza caffè e ho comprato un altro caffè. Chiaramente per correttezza non vi posso dire. Chi è abituato a bere caffè Cosenza, credetemi, o un caffè a rubar in via Pane Bianco, facete questa prova, io vi invito alle prove, c'è la mia pagina ufficiale Pino Gigliotti, mettete mi piace, scrivete quello che volete, sì, siete saluti, para Gesù di Nazareth, stavo così, andiamone, vieni, e che bella famiglia, guarda qua, gira. Andò, però dopo le fotografie le devi fare bene e poi le devi o no? Se c'è un male, c'è chi la visco questo. Anche puoi salutare, che anche giusto. Saluto il gruppo scout a Gezi del Rede 2, Giacomo, Federico, Andrea e Roberto. Però è giusto. Saluto lo fans, sì. Francesco, Vincenzo e Marietta. Marietta, Paola. Comportati bello, perché se non ci porto più. Quindi vede che ti facciamo salutare i fan, ti facciamo salutare. Salute. Buongiorno. Allora, se io ho bisogno di parlare con voi, voi avete bisogno di parlare con me. Buongiorno, signore. Come state? Come vanno le cose? Tutti stranieri sono qui che danno. Azzi. Signora, allora che mi racconta? Allora, lei è di Spezzano? Sì, non sono di Spezzano, sono di Celi. La presiva. Gli anni che sono a Spezzano. Quindi ti racconto. Come ci porto il cedavere? Ma sto capo monnetta che. È molto simpatico questo qua, eh. Sì, io lo vedo. Porto più, ma. E sa pure cantare. Aspetta. Sa pure cantare. Mo passa al re. Bene. Scusate signore, fai vedere la busta. Ecco perché ancora se la sento, perché c'è qua? Altro che azzurro, chissà? Limeneco qui. Ti piace? No, mi piace una ci fa boccaccia, eccetera, eccetera. Tu ti mangi. Se no vola. Signore, le faccio assaggiare una cosa. Guarda il cuore, uno che porta buono, no, porta buona sacchetta. Questo qui porta bene contro un maluccio, che ne ci credi, io ci credo, compa. Andiamo in, per fare una canzone, facciamo una canzone. Tu di qui quando canti. C'è lo ghiccio blu, c'è lo cadde blu, io sogno California, avvisa Fabigi, Fabigi, amico mio. Oramai che c'è tutto. E saluta anche Enrico il cavallo nero. Il cavallo nero. A Rosana! Nessuno! A Rosana! Andiamone per su! Venite! Buon lavoro ragazzi! Però vabbè! Di dove siete? Bene qua! Com'è? Segno, ti posso assaggiare una cosa che. E qua, spostati un po'. Dammi entra a capo, per fangere. Un gigante dammi entra a capo dove? Signor, allora. Di dov'è lei? Rende. Ah, re, vabbè, allora ci siamo già visti. Allora, zio, per come era bella che era soppressata. È da Kozak, all'Ambama Gigin. Kozak, i salumi DOP, denominazione d'origine protetta, ci hanno fatto fare una bella figura alla Expo a Milano. Quindi Kozak, ecco qua, sì. E poi mi dite che cos'è. Ok. Grazie signore, prima parte, mi sa che se ne chiuta. Se ne aiuta. Ienno venendo. Cogliendo il bottone. Ma a me sa. Vi adoro ragazzi. Yeah. Signore, se cambiate canale vi sa gran canimano. Seconda parte. Ragazzi, non è che...
Un giù? Sì. Faccio un pacchetto di caffè, dove so? Se è dimenticato le onetti, eh? No, è messa una caponata. E Zino se. C'è Marano, forse la mia porta. Quando ne abbiamo magliette, Leone? E allora portiamone un altro in più la prossima settimana. Leonetti è pregi. Se vabbè, dai. Dov'è? Allora, signore. Guarda con ne fai. Ma signora, ci facciamo già parlare. Venga, venga. Che belle pesce! Però ragazzi, sai perché? Questa qui. Un si sente la pozza, quindi vado con pesce fresco. C'è fresco, non quando so se si sentiva. Di dove siete? Schiavonese. Venimo su Puglionio, quindi. Vieni, vieni, vieni. Andono, vieni, dacci una mano, zio, vedi, io ti voglio bene. Allora, venite qua. Allora, signor, vai, vai così. Attenzione, andò. Capo numero di remoto. A me che ne c'è? Oh, a me come? Come si chiama? No. Come si chiama? Scusa. Franco. Franco, lei è Franco Umano. Di dov'è lei, Franco? Di Cosenza. E come si trova qua? C'è mia moglie, quindi io vengo qui luglio, agosto e settembre. E sua moglie sta qua? No, a Cosenza. A Cosenza. No, scusa, per te capisci, secondo me ci vanno per secolo. Tu sta qua o qua? Sua moglie di dov'è? Solo i mesi estivi. Ah, non capisci niente, Leone. Lei è un tacco di... E che lavoro faceva? Perché è in pensione? Sì, sì. Bueno. Assistente amministrativo nella scuola. Della scuola, bravo. Quindi insomma è andata bene, diciamo che. Sì. Meno male. Meno male. Quando pigli pensi? Avrete, quando pigli pensi? 1300 euro. Quanti anni ha fatto? 40. Vergognatevi, vergognatevi, 1300 euro che ci ha da fare? Un vecchio borsello catena. Vanno con retour. Caffè Cosenza, fate una bella tazza di caffè che ti tira bello sopra te. Grazie. Dammi 8 se non per piacere, a veloce. Adesso vi faccio vedere Marano climatizzato. Grande, grande. Piglia la maglietta, sciazzi, piglia la maglietta, piglia la maglietta. Lei di dove? Venga, venga, venga. Oh, grazie Antonio. Antonio Spina, grande professore, venga, venga. Si posso mettere pure io? Prego. Sì, signor, venite, venite, facciamo due o tre fotografie, vedete, come vedete una cosa. Senza che si venuto a fare qua. E siamo vicini, avevi mia camigliatella. Ah, ma poi non va così. Le signor seccato. Che non è vero, so che dice, ma che si è fatto? Signor, aspetta che faccio una prima cosa. Allora, tieni a capo, per favore, tieni a capo, aspetta. È lontano, camigliatella. È lontano, poi ci fa di due. Come farò io? Oh, che se lo lupo, che dammo casi capace. Presila, Presila. Cazzo cavallo. Presila, Omar che chiesto, scusatemi se guarda Benedica, guarda Benedica. Che baleggia fate a me. Allora ragazzi. Benedica. Il marchio è questo, diffidate dalle imitazioni. Io rispetto di tutto, per carità, ma noi vi consigliamo questo. Questo è Presila, va buono. Un caso capaggio cafila, perché c'è una richiesta mondiale. Quando vi dico mondiale, perché adesso inizia il nostro tour a Toronto, vi dico mondiale perché le sorprese sono queste, i nostri prodotti, quindi la assaggiate e ci ritorno. Allora signor, signor me. No, a me mi dà uno che ci fa una buona opera. Che c'è? Guarda la bontà di questa gente, cioè, guarda la bontà della signora. Sennò quella che viene così. Signor, venite, venite, venite qua. Vieni qua. Guarda che bellezza. Vedete qua, signor, vedete qua. Che non sapevo io che stamattina ho idea alla televisione. E questa è la cosa. Faccio cavallo dalla Erza. Ecco. Grazie. Di dove è lei? Di qua, di Spezzano. Veramente sono di Castiglione Cosentino. Questa è cosa di San Francesco di Paolo. Sì. Io devo, adesso Enzo mi fa una cosa. Non mi appiglia l'acqua da cucchiarella di San Francesco. Non mi appiglia l'acqua perché è miracolosa. Credetemi, chi è credente? Io sono credente. Quindi l'acqua, quando io ho una nasiata, che era cosa? La fonte. Eh? Quella fonte, quella è buona. Di dove è lei? Ah, di Spezzano. Chi mi canta una canzone ce lo premi? Ah, maglia, subito. Lei che fa nella vita? Disoccupato, signor. Ha capito? È il lavoro del 2000. Allora, se mi fa canzone la vostra, io ti dico una cosa. Perché mo mi fa così, ma non per corrispondere. Per corrispondere, non c'è. Svegliati, del tuo balcone affacciati. Se del mio canto no, ne tieni conto.
a voce piena canto, finché tu non mi dai l'appuntamento. Per un tuo bacio che cosa non darei, darei la vita eppure gli anni miei. Chissà che, fate un applauso, no. fate un applauso, allora scusa un attimo, dammi la pasta, Tignanelli, la tua pasta è richiesta nel mondo, pastificio Tignanelli, contratta Pasquale a Mendicino per voi, ma che è l'integrale, compa? Sì, l'integrale, pasta e fieri. Paglia e fieno ragazzi. Allora Tignane, tu ci fai mangiare bene. Figurate per un secondo solo, perché incontrata Pasquale a Mendicino, quindi di Cosenza, loro sono aperti anche la domenica fino alle 13:30, vabbè, perché ti fa mangiare la pasta fresca, va buono. E allora a Mario Melo la buonanima, guarda che stanno facendo, guarda che stanno facendo, io sto intervistando un quarto d'ora qua. Ma andiamo da tempo che non ci vedevamo, ci stavamo. Allora disoccupato, sì, allora vieni qua, scusa, vieni qua, vieni qua. È fatta più bella, vieni qua, scusa, allora il microfono su mandalo per un po' su canta, ecco, cacci la maglietta. Marano climatizzazione, ragazzi, con Zezé, eh? Allora, abbiamo anche la versione invernale, anche a Tronto abbiamo portato, ma quello che voglio suggerire qual è? Che l'azienda è seria e quindi c'è una grande esperienza. Messere Tribote, perché quando mi compate la macchina vi assiste, ma era un babbuno condizionatore e arriva un tecnico, questa è la cosa, affraccate questa, compa. E se fa freddo te quadia e si fa cavo tutte di fresca, vai gigliotti. Grazie. Ragazzi, allora, a fotografia, e mo si popa. Fotografo bianco e nero, Loredana Bettè. E su chi sa? Chi sei fotografo bianco e nero? No, chi c'è? Insieme, la. Se vuoi che sei cavalli. Se vuoi cazzo cavallo che fila, dati piglia per sila. Saluto tutta la sera, a Rucazzello Svevo, tutta la squadra di Cosenza, che è stata una bella serata. Saluto Edoardo Bodè, Kevin Barule e Simone Ciaggio e Rosselli. Aspettiamo, scusa, mi fanno piacere. Sì. Un me mi dà mano un gol. Ah, che fa caldo. E che cogni me fa cangiare. 40 gradi, ha ragione. Mi voglio bene. Guardi i fotografi. Allora, c'è, come? Aspetta, noi facciamo tutti quanti, non ve ne andate. Allora, dammi, che c'è? Buono qua, buono qua. Sì. Signora, lei da dove viene? Da Spezzano. Da Spezzano. Ulus. Anduia da Kozak. Kozak, Nulus. Provatelo. Fate il confronto, non è che avete anche una cosa io. Chi ne sa fare una po' con Anduia stasera? Sì. Grazie, molto gentile. Lei che fa nella vita? Niente, casalinga. A parte che grida, sta gridando a dove sta gridando. Guardi i fotografi. Senti, ma noi non c'è niente per regalare. Dai, te le ha comprate. E guarda Leonetti, che uomo. Aspetta, volevo mandare a mio marito, che vive da sempre. A Catanzaro lavoro. Salutiamo l'amico di Catanzaro, tutti gli amici di Catanzaro. Guardi, senti perché tu guarda un po'. Bene qua, guarda sa, lavori tu? Sì. Che lavoro fa? Commerciante. Ah, ma c'è qui la... Che bandarella? Casalingo. Che si mette lì dentro, capara, perché ti metti la catena in fuori, mette lì dentro. Che pare, guarda qua. No, vabbè, è il crocifisso, sono crocifisso lo puoi. Sei fidanzato tu? No, single. Capisco. Cercheresti una ragazza, ma non ne trovo. No. Ma se va con la catena in settimana, che ne te vuoi? Come vuoi, che diverso. E poi c'è la tenda lì, si può rovinare un crocifisso, ma io porto un crocifisso, lì si leggero. Scusi, una domanda. Sabato. Quando è che ci vediamo su Rai 1? Domani. Quando è che ci vediamo su Rai 1? Ha ragione. Prego, signora. A te Europa. Da te Europa. Ma noi siamo onorati di essere a Tele Europa sul canale, sul tasto 10, in tutta la canale. Ma scusa, a noi non ci dai niente? Dove vai a comprare? Una carretta ne hai portato. Dammi, chi c'è rimasto? Scusa, aspetta. Allora,
che sapevo? Il sugo pronto Calabria Food. Chi non ha assaggiato un goccio in acciovaraca? Allora, come? Allora. Sugo al basilico. Allora. L'etichetta nuova. Ah! Professionalità mille, Leonetto. Anche l'etichetta. Ma mille etichette, non mi interessa niente, mi interessa il prodotto. Capimo? Questo signore, scuopolo in guopolo. Vabbè, scuopolo in guopolo. Perché? Sviti? E abiti. O sugo, guarda questo bello sguaglione. O sugo per chi lavora. Eh? Mia nipotina. Beh, vieni qua, vieni. Deciano, quando deciano te? 14. 14 anni, e già non c'è 90. Ma chi si manca? Calabria Food. Senti, grazie. Allora, i sughi pronti, ragazzi. Per chi lavora, per chi non ha tempo per cucinare, e per i vagabond. Io non sono uno di quelli, no. Ma va a tenere, signor, va a tenere. Hanno qua ciò che sta parlando. Il marito. A dove? Chi ci fa vedere il marito? No, no. A te! Al marito! Vuoi vedere a me un marito? Vuoi vedere a te il marito? Non vuoi vedere a me! Anzi che ti segue! Signor Vavatino, mo. Ciao! Allora, guarda che belle mutande! Che belle mutande! Buongiorno, buongiorno! Che ci sono belle! Va! Guarda qua, guarda qua! Guarda che belle! Ma anche femminile c'aveva! Di dove? Scusa. Lo dico a qualcuno. A qualche mio collega. Non a Lino, che Lino è un grande, c'è a 40 anni proprio come me. Ciao Lino Polimene, un abbraccio. Perché? Che significa? Siamo. Ciao Lino. A qualcuno. Quanti anni fa ti hai intervistato? 14. 14 anni. Quindi ancora sono. La neve, se ti ricordi. Perché si tenga capelli? No, che sono rimasto. Comba che è usato una base proprio congrassata. Ma manca toccato qua però. No. Se ci devo un patrone, però. E che ci devo dire no? Che se la lavoro. Signor, ma che ti faccio provare? Vieni qua. Vendemone qua. Vede qua, per fangere. Vieni qua, per fangere. Vendemone qua, signor, vendemone qua. Al di là, ma fermate meno poco. No. Vede, babbo, già. Signor, con già faccio ciò, ma poi dopo mi può venire a pigliare a cale o no? Allora, per i tiratori che le catirano, noi il permesso signora quest'anno sarà tutto l'anno. Sì. Sarà tutto l'anno il permette signore. Se pure d'inverno. E quindi andremo dove? Nelle sagre. Savelli, dai pure a Savelli. San Venzan. San Venzan le Cocche. Sabbia di Guarano. Poi San Francisco a Paolo. San Francisco di Paolo. Sant'Antonio Lourdes. Lourdes, è bello. Poi. Ah no. Vieni qua. Che se ne sta seguendo dopo? Guarda. Mettete la maglia. Ma vendo, mo, zio. Sì, mi spoglio. No, che ti spoglio, che siccome è sì. Guarda là che c'è. E non avete fatto, sì, no. Ve la devo regalare? No, guardiamo per favore. Ha ragione, non rispettiamo. Turista! Signore, posso. Beh, fa assaggiare una cosa? No, grazie. Prego. A quanto siamo tanti? Signore, deve assaggiare una cosa? Lei che fa? La sua sta che, signore? La sua sta. Ah, la sua sta che? Non è che noi lavoriamo, non è che aiutiamo. Le devo far assaggiare una cosa? Ah sai, Calabria, e com'è Calabria? Già, guardate c'è me, e che avete mangiato voi? Signor! Turista, Spezzano è bello, pare. Se scendi, signor, ti faccio. Eghia, sì, un anguagia che si vede. Vieni che. Mi tu fai a me? Ti faccio assaggiare il pomodoro. Come storto, mamma mia. Povero marito. Beh, io mi da sapote, Ah, che bello, Leone, eh? Ma sì? Compa, non facciamo un quarto. Guarda che meraviglia, non facciamo un mezzoletto, compa. L'anno adesso su good board. Aspetta, scusa. Scusate, amici, non è per voi, ma per anguno che è meglio c'è la mia mamma nata ogni tanto. Possiamo? Sta travasando, ha ragione. Guarda qua. Eh sì, è no.
stiamo scurti. Questa cosa porta a Gesù. Attenda quei cinque, capo, dice, come c'è la malangia, capo. Sono i bambini, eh? No, no, i bambini non li prendiamo. Signor me, te, schatz, apri a casa. Serve, un'altra cosa, che ne facciamo in chiesa? Perché la fanno loro, capito? La fanno loro. Ah. Vabbè, puoi provare. Guarda qua, guarda, che vuoi cambiare 100 anni, pure vuoi però, attenzione, vi voglio bene, vi voglio bene, no, 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 scherzo, perché mi avete sempre accolto bene, vi voglio bene, assolutamente. Allora, quanti anni tieni? Un zio Pizzo, guardi Ferrari. Fate un po' di pubblicità però. No, grazie ragazzi. Chiaro, vedete la cina. Allora, a mia fotografia, ferma, ferma, ferma. Allora, vedete qua, signor. La nostra prova è questa qua. Ma state sta zitto perché stanno fastidio, non ci porta più. Ah, chi ne sapeva che imbriaca, la macchina era a camo. Ma siete imbriaca. Ah, ero ubriaca. Dai fastidio, se tu parli grida, capè. E non si capisce niente. Perfetto, scusami, ma un nega ti sta facendo una cosa, no? No, è carino. Scherzi, gli voglio bene. Ecco. Calabria fuori. Grazie. Bene, sì. Allora, voi fate il pomodoro, bene? Ca, signor, ca, sì, bene. Sì, sì. E mutta la piccioletta, tu vuoi venire qua? Non si vede la signora. Guarda te. Maregio! Che bellezza si affacciano. Queste sono ancora quelle che 30 anni fa facevamo noi, 37 anni fa e le rifacciamo di nuovo. Dobbiamo buttare per te la bottiglia. Che devi buttare per te? Di dove vieni tu, che la bellezza? No? Dove vieni tu? Meraviglia. Dove sei? No, questo deve assaggiare, zio. No. Questo è il nostro pomodoro. Di dove sei tu? Ella sta in Sicilia, però in Sicilia. La nonna è qua. Allora, la nonna è qua, guarda. Adesso la nonna ti farà assaggiare. Voi fate il pomodoro? Sì. Allora, assaggia questo qua, giusto? Poi tu sei su Facebook, mi scrivi e poi per se è come vuoi. Signore, capo busco un'altra volta, ciao, arrivederci. Okay. Ciao. Signore, amo io, guarda là che c'è rimasto. E allora alla bambina, vieni qua che ti do il portatelefono, vieni. Oh, tu sanno, già vengo patisso, caccio ne buono carriolo, giambra. Apprecchia questo, ecco qua. Ciao zio, salutami i tuoi genitori, tutti quanti. La Sicilia che è bella. Ciao zio. Che meraviglia. Ciao. Anche tu della Sicilia sei? Sì. Salutiamo tutti noi. Perché... Ciao. Ciao ragazzi, che meraviglia, la gioventù. Vabbè, allora io mi da su tre e poi la nene, torna qui, dice su, torna qui. Torna, sei sempre stesso, su. E di guarda adesso Giovanni Ferrari. Ma non lo puoi fare. Ebbè, non fa niente. Non lo puoi fare. Perché ho un caffè nata a Marca, sera. È simpatico. Deve seguire. Caffè con senza. No, l'insisi no, è voto. Un ragazzo va in angolo. No, l'insisi si fa paura. Sì, guardatevi Jay Mo, signa. E se chiudiamo finito, fate scegliere me. Allora, chiudiamo in questa meravigliosa piazza, invitateci. La mia pagina ufficiale la sapete, Pino Gigliotti, mettete mi piace, ci mettiamo d'accordo, il permesso del signore nelle piazze, in tutto, signore arrivato? Sì. Grazie che tu mi hai dato una... io mi piace, che buffa, è una persona seria. Ha ragione, tu. Però là mi viene, a Londra ne canta canzone. Bene qua, prima la chiama, canta la canzone. I bambini no. Gira, tu mi fai girare come fossi una bambola, poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Batti pam. Quest'anno a Sanremo che ne c'è? Pier Francesco e con Conte. E che canzone canterai lì? Canta la bambola, tu mi fai girare. La bambola che? Amo già fa. Gira di l'ufo ci fa. Ah, ufo robocci, ta fomi un laggio micile. La. Voglio bene. Bravo. Allora, è un'altra puntata da... Giorgia. Dal grande... Aspetta, Topos! E Pier Francesco. Enzo Leonetti, zio Pino, alla prossima. Ciao, grazie.